Sebbene la nostra penisola sia interessata da un campo di alta pressione, la presenza di una goccia fredda incuota tra i Balcani e il Mediterraneo orientale determina condizioni di tempo spiccatamente instabile su gran parte della nostra regione, dove la fenomenologia diviene particolarmente attiva nel corso delle ore pomeridiane, segnatamente nelle aree a ridosso dei rilievi. Nelle ultime 48 ore, precipitazioni e prevalente carattere di rovescio hanno interessato molte aree del territorio regionale e localmente hanno assunto carattere di forte intensità con cumulate pluviometriche tali da definire il fenomeno nubifragio. E sento il dovere di sottolineare che nubifragio è il termine corretto che andrebbe utilizzato nel rispetto della scienza quando la quantità di pioggia che precipita nell'arco di 30 minuti supera i 40 mm. Tornando all'evoluzione prevista per i prossimi giorni, le analisi numeriche mostrano l'insistenza della circolazione instabile, seppur in via di attenuazione, grazie ad una maggiore spinta dell'anticiclone delle Azzorre verso Levante. Pertanto, i fenomeni risulteranno meno intensi e saranno relegati principalmente alle aree montuose. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Domani, sabato 12 giugno, cielo sereno poco nuvoloso per l'intera mattinata. Nel corso del pomeriggio si rinnoveranno condizioni di instabilità con locali brevi rovesci, segnatamente nelle aree montuose, temperature stazionarie, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo. Domenica 13 giugno, cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, salvo locali addensamenti nelle aree montuose con possibilità di brevi ed isolati rovesci in rapido esaurimento serale. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti deboli da nord-ovest e mare quasi calmo o poco mosso. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione guadagnerà ancora più terreno verso Levante, garantendo una maggiore stabilità, anche se qualche fenomeno pomeridiano potrebbe ancora interessare localmente le aree montuose. Le temperature tenderanno ad aumentare fino a portarsi su valori prossimi a 30 gradi centigradi. Probabile invadenza dell'anticiclone africano a partire da mercoledì 16 giugno, con conseguente ondata di caldo. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.